24 luglio 1949. Fausto Coppi entra nella leggenda. Trionfa al Tour de France davanti a Gino Bartali. È il primo corridore nella storia del ciclismo a vincere contemporaneamente sia il Giro d'Italia sia il Tour de France nello stesso anno. Una vittoria che segna per Coppi la definitiva consacrazione internazionale. Al Giro compie quella che resterà la sua impresa più celebre. Arriva con 12 minuti di anticipo dopo 192 km di fuga solitaria nella tappa Cuneo-Pinerolo. Quel giorno Dino Buzzati scrive: «Non rivedremo più che due corridori fino alla fine, il Fuggiasco e l'inseguitore, due eroi che si disputano il regno». Una delle vittorie che simboleggia la ripartenza dell'Italia dopo il grande conflitto mondiale. Nel 1949 Coppi partecipa al Tour de France dopo aver già vinto il Giro d'Italia. È il momento della grande rivalità con Gino Bartali, il nemico amico. Li legava un rapporto di rivalità ma anche di rispetto. L'anno prima, nel 48, Bartali aveva vinto e nel 49 ingaggiò una sfida all'ultima pedalata con Coppi, ma si fermò ad aiutarlo alla quinta tappa quando Coppi cadde ed era in difficoltà. Quel gesto di Bartali consentì poi a Coppi di vincere la tappa e di vincere tutto il giro. Coppi partecipa per la prima volta al Tour de France con l'intenzione di fare l'accoppiata di vittorie finora mai riuscita ad un ciclista. Ma il Tour comincia male. Alla quinta tappa, mentre in fuga, cade danneggiando la bici. Il fatto che il commissario tecnico Binda non arrivi prontamente con la bici di ricambio lo indispettisce e lo demoralizza, tanto da decidere di ritirarsi. Riprende la corsa sulla spinta affettuosa di Bartali e di tutta la squadra, ma entra in una gravissima crisi che gli fa perdere 19 minuti. Ora è a 37 minuti dalla maglia gialla, il francese Marinelli, un ritardo incolmabile. Ma la squadra italiana è unita ed è pronta a fare quadrato intorno ai due campioni, i quali sono decisi a sbaragliare il campo da tutti gli avversari. Decide di proseguire. Due giorni dopo vince la tappa a cronometro con la quale recupera 9 minuti ed è già un'impresa straordinaria. Sui Pirenei comincia la riscossa degli italiani che diventa addirittura trionfo per Coppi e Bartali sulle Alpi. Nella tappa di Briançon i nostri due campioni se ne vanno in perfetto accordo. Quando uno cade l'altro lo aspetta e viceversa. Al traguardo Gino festeggia il suo 35esimo compleanno con la vittoria di tappa e la maglia gialla. Fausto è secondo a 1 minuto e 22 secondi. Il giorno dopo i due se ne vanno ancora una volta insieme, appena la strada incomincia a salire. Sul piccolo San Bernardo in discesa Bartali fora e Coppi lo aspetta. Bartali fora ancora e Coppi lo aspetta, ma mentre si sta ricongiungendo con il compagno, cade e Binda dà a Fausto via libera. Fausto si scatena e arriva al traguardo con 5 minuti di vantaggio su Bartali. Fausto ha vinto il suo primo tour e Gino a 35 anni è arrivato secondo. A Parigi una folla oceanica lo acclama il grido di Fausto Coppi, è il nuovo idolo dei francesi. Gli italiani sono in delirio, i loro campioni nella Concordia hanno sbaragliato tutti gli avversari.